Un successo di presenze, la 26esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si è svolta presso l'ex tabacchificio di Capaccio Pestum. Una kermesse che ha visto oltre 100 incontri e più di 500 relatori in uno spazio di ben 5.000 metri quadrati al coperto. Una presenza espositiva che è andata dalla Cina al Guatemala, da Cipro all'Estonia. L'idea della borsa, come da 26 anni a questa parte, è quella di promuovere le buone pratiche e le visioni innovative tra archeologi, operatori turistici e culturali e istituzioni per favorire la fruizione, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico. È stato proprio l'organizzatore, Ugo Picarelli, a immaginare alla fine degli anni 90 un evento di grande respiro che potesse accompagnare il processo di valorizzazione dell'area archeologica di Pestum, di lì a poco inserita nel patrimonio UNESCO. Dalla borsa è arrivato un impulso che ha portato alla certificazione del Consiglio d'Europa di un itinerario culturale europeo dei siti archeologici subacquei sulla falsariga della Via Francigena, attraverso un partenariato mediterraneo tra le regioni del sud e i paesi del Mare Nostrum. Nel corso della borsa è stata anche presentata alla ricerca il valore sociale ed economico del volontariato a sostegno del patrimonio culturale e archeologico, riconoscimento a 730.000 volontari, in gran parte giovani, che rendono possibile una fruizione ampia e completa delle attrazioni italiane. Molto importante la sezione Archeo Virtual, sulle applicazioni digitali e sui progetti di archeologia virtuale, in collaborazione col CNR, che ha presentato un'iniziativa per promuovere l'inclusività con la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi italiani, un tema a cui il PNRR ha riservato un investimento di circa 300 milioni di euro per il nostro patrimonio culturale. La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si è svolta a Capaccio Pestum è stata l'occasione di un importante incontro organizzato dall'Archeo Club d'Italia Nazionale per il progetto della Strada Regia delle Calabrie, che ha rappresentato nei secoli uno snodo vario fondamentale per le aree interne del Sud Italia, che collegava Campania, Basilicata, Calabria e 45 comuni.
Questo tracciato non solo ha facilitato il commercio e la comunicazione, ma ha anche permesso il trasferimento di culture e idee, rendendolo un elemento chiave nella storia del Sud Italia. L'Archeoclub, facendo un bilancio delle attività svolte, mira a programmare numerose iniziative che vede coinvolti i 45 comuni della Strada Regia delle Calabrie. Hanno preso parte alla conferenza il presidente nazionale dell'Archeoclub d'Italia, Rosario Sant'Anastasio, il referente del progetto, Luca Esposito, il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino, il consigliere regionale Franco Picarone e l'assessore al turismo della Regione Campania Felice Casucci, i quali hanno riaffermato il lavoro della Regione a sostegno del progetto. L'incontro ha visto la presenza di tanti amministratori locali e delle 7 sedi dell'Archeoclub sorte lungo il percorso della Strada Regia. Iniziando ad avere un buon riscontro, soprattutto in termini di partecipazione, e di nascita di nuove sedi Archeoclub, perché non dimentichiamo che le sentinelle di cui parlava il Presidente nazionale oggi durante l'Assemblea sono proprio le nostre sedi, le persone che abitano questi territori, i territori della Strada Regia delle Calabrie, territori importanti e delle aree interne del sud. Il Comune di Castiglione ha messo a disposizione in prima pagina il sindaco, infatti vanno i nostri ringraziamenti. In questo caso io vesto la doppia veste di vicepresidente di questa associazione neo nascita e in più sono il presidente del consiglio comunale. Il sindaco è stato subito entusiasta di questo progetto, anche di questo progetto, non solo della Strada Regia delle Calabrie, ma anche di questo progetto dell'associazione che abbiamo messo insieme, questi piccoli borghi, partendo da Serre, Postiglione, Sicignano, Petina e infine Auretta, la quale Auretta è stata molto molto entusiasta. Io vi ripeto, non è un campanilismo, però abbiamo scelto di fare questa sede, di creare questa sede a Postiglione, proprio perché si trova sulla Strada Regia delle Calabrie. Gabriele Iuliano, sindaco di Rocca d'Aspide, è una grande serata, si celebra il Marrone IGP di Rocca d'Aspide. Beh, si celebra la festa della castagna, il nostro prodotto simbolo, la nostra eccellenza, prodotto di altissima qualità con una produzione importante sul piano economico che diventa il simbolo di questo nostro paese, è una festa che ormai si consolida negli anni e che si sviluppa nelle nostre, diciamo, meravigliose viuzze del centro storico, in questi scorci meravigliosi con tutta una produzione, un'enogastronomia veramente di grande qualità, con musica, allegria come sempre accade ogni anno in questo periodo e intorno a questo grande prodotto. Io voglio ringraziare i ragazzi del Forum dei Giovani che veramente sono spesi in una maniera ammirevole e hanno veramente profuso tutte le loro energie per poter fare in modo che ancora una volta questa festa quest'anno potesse ospitare tante persone, tanta gente che viene da fuori, che apprezza, che gode di queste belle serate, tra l'altro stanno con un clima anche veramente che ci accompagna e ci delizia, e quindi è un mix di musica, di enogastronomia, di cultura, di bellezza, di visita, di scoperta di luoghi incantevoli che si concentra in questo nostro centro storico, alle pendici di questo nostro castello medievale, intorno a questo marrone di Rocca d'Aspide, marchio IGP, grande eccellenza internazionale, e quindi è un motivo di orgoglio per tutta la nostra città. Verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella.
BCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 13 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Scalo, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto e Pellezzano. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pesto. La radio dei vostri successi, MPA. Radio MPA. È stato eletto da qualche mese presidente della comunità montana Calore Salernitano. Carmine Casella, sindaco di Felitto, succede ad Angelo Rizzo, presidente di questo ente per ben 14 anni. Tanti gli obiettivi in cantiere, ma il primo e più importante al momento è quello di corrispondere gli stipendi ai dipendenti e agli idraulici forestali. Diciamo che gli obiettivi sono tanti, ma l'obiettivo principale in questo momento, dove sto dedicando insieme alla Giunta uno sforzo enorme per cercare di coprire gli stipendi e i dipendenti idraulici forestali. È una situazione un po' assurda perché sono dipendenti a tempo indeterminato e non abbiamo avuto ancora un euro dalla Regione Campania per poter pagare gli stipendi. Ci sono dei ritardi, abbiamo svuotato le casse per dare un anticipo ad agosto, ma mancano un po' di mensilità. Devo dire che col lavoro che stiamo facendo in questi giorni, incontro pure con la Regione a breve, dovrebbero arrivare dei fondi che riusciamo a coprire questi stipendi, poi in ritardo con la banca, proprio stamattina abbiamo avuto una buona notizia, quindi spero che nei prossimi 10-15 giorni riusciamo a sanare questa situazione, perché le energie le abbiamo profuse particolarmente su questo argomento, perché è l'argomento più sentito, perché ci sono delle famiglie che hanno bisogno di mandare i figli a scuola, di pagare le tasse e di mangiare, che è la cosa più importante. Diciamo che per i piccoli comuni dell'area interna negli ultimi 50 anni sono stata una salvezza sia per lo spopolamento ma sia per la piccola manutenzione, sia per la prevenzione degli incendi. Sono una salvezza che va salvaguardata anche col turnover, perché l'impegno successivo, oltre al pagamento in modo regolare ai dipendenti, nella speranza che con la Regione Campania si riesce a fare questo grande passo, è il turnover per continuare a dare quei servizi ai piccoli comuni che non hanno budget, non hanno fondi in bilancio per poter fare anche le piccole cose più essenziali. Durante l'ultimo consiglio direttivo è stata scoperta una targa per ricordare tutti i presidenti che si sono succeduti in questi 50 anni di comunità montana Calore Salernitano. Assolutamente, perché diciamo nel 2024 ricorrono i 50 anni in Regione Campania dell'istituzione delle comunità montane, quindi ci saranno delle azioni celebrative, spero, anche in altri posti. Noi come comunità montana abbiamo voluto approfittare di questo momento, di questo evento, per dare un nome e un volto ai tanti presidenti che si sono succeduti negli anni. Perché chi ha dedicato lavoro, passione, impegno, sottraendolo ai propri familiari per la crescita di un territorio, va identificato con nome e volto per lasciare alle generazioni future l'impegno che c'è stato. È stato inaugurato presso la Biblioteca Comunale di Contursi Terme un nuovo sportello d'ascolto del Centro Antiviolenza Ginevra. L'iniziativa, promossa dal Comune di Contursi Terme in collaborazione con l'Associazione La Crisalide e l'Azienda Speciale Sele Inclusione, rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della rete antiviolenza sul territorio. Il Centro Antiviolenza Ginevra ha come obiettivo principale la protezione e il supporto delle fasce più deboli, con particolare attenzione alle donne vittime di violenza di genere. Attraverso i suoi sportelli d'ascolto, il centro offre accoglienza, consulenza legale e supporto psicologico ed educativo per aiutare le vittime di violenza a riprendere in mano la propria vita.
Oggi abbiamo aperto il terzo punto, il terzo sportello satellite appartenente al centro antiviolenza a Ginevra sul territorio, sull'ambito. Un'impresa, un progetto per noi molto importante perché ci consente di creare una rete, di strutturare una rete sempre più radicata sui territori, sul comune di Contursi. Questo sportello servirà non solo come un punto aperto alle donne, alle persone che vivono in un momento di vulnerabilità sul territorio di Contursi, ma anche dei comuni limitrofi come il comune di Oliveto Scitra. Lo sportello servirà anche come monito, come un momento di monitoraggio, come antenna sociale sul territorio e attraverso anche le colleghe che sono presenti, le assistenti sociali che sono presenti sul comune di Contursi, riusciremo anche a strutturare delle progettualità annuali di prevenzione e formazione che serviranno non solo la violenza contro le donne, ma bensì serve praticamente come punto di accoglienza, un punto di accoglienza per supportare le persone di questi territori, dare la possibilità veramente a tutti di chiedere aiuto, ma soprattutto grazie anche a un lavoro certosino delle forze dell'ordine di accompagnarle nel pre e nel post denuncia. Sindaco Antonio Briscione, quanto ha voluto questo sportello sul territorio di Contursi? Beh, è stato un progetto, voglio dire, inseguito a lungo, grazie all'associazione Acrisalide l'abbiamo realizzato. Io penso che sia l'avvio di un percorso importante, indispensabile rispetto a un'esigenza che si coglie ormai in ogni comunità, anche piccola come la nostra, ma si coglie in maniera sostanziale. C'è l'esigenza di un supporto psicologico, di consulenze, di un affiancamento continuo che possa servire alle donne, non solo vittime di violenza, ma a prevenire situazioni di disagio che possano consentire che non si sfoci poi in episodi di violenza vera e propria. Quindi io immagino che ci sarà un grande impegno da parte dell'associazione, è stato sperimentato ampiamente prima dell'avvio di questo sportello, c'è già una collaborazione avviata con la nostra assistente sociale, quindi con i servizi sociali comunali. Sarà ancora più bello avere una presenza fisica di esperti che possano interagire con la cittadinanza. Un viaggio nel tempo tra miti, storia e arte contemporanea. Il Parco Archeologico di Paestum ha inaugurato e terminerà il 12 gennaio prossimo l'attesissima mostra Segni epocali Fernando Mangone racconta Paestum, un evento che promette di far rivivere l'antica città di Posidonia attraverso lo sguardo e il talento del pittore originario di Altavilla Silentina Alfonso Fernando Mangone. Il maestro Mangone, artista noto per la sua capacità di interpretare il rapporto tra storia antica e modernità, in questa esposizione ci regala una serie di opere che dialogano con i reperti millenari della città greco-romana. Da 30 anni Mangone dedica la sua produzione artistica a questa terra, esplorando l'essenza e le emozioni che emergono dagli antichi templi, dai monumenti e dai siti archeologici che hanno reso Paestum famosa in tutto il mondo. L'esposizione si sviluppa attraverso tre sezioni principali, ognuna delle quali affronta un aspetto diverso della città antica. Vivere la città esplora miti, culti e riti sacri, mettendo in relazione le opere di Mangone con i manufatti del museo, come le famose metope del santuario di Hera e la celebre anfora rossa legata alla nascita di Afrodite. Costruire la città ricostruisce il paesaggio urbano antico, con i templi, edifici e spazi pubblici, che richiamano la maestosità del passato. Oltre alla città, porta lo spettatore fuori dalle mura cittadine, concentrandosi sugli spazi rurali e sui rituali funerari greco-lucani, rivisitati con l'uso di colori vivaci e tecniche moderne. Questa mostra non sarà soltanto un'esposizione visiva.
Il maestro Mangone ha infatti scelto di creare un ambiente multisensoriale, arricchito da luci fluorescenti e suoni ambientali che trasporteranno i visitatori indietro nel tempo. Con l'uso della luce ultravioletta, i colori delle opere cambieranno, creando un'atmosfera surreale e suggestiva che si fonderà con le note musicali diffuse nello spazio espositivo. Segni Epocali è un progetto che si propone non solo di raccontare il passato, ma anche di creare un dialogo tra la cultura antica e il mondo contemporaneo. Le opere del maestro Alfonso Fernando Mangone sono un ponte tra le due epoche, un invito a riflettere su come la storia possa essere riscoperta e rivissuta attraverso la lente dell'arte moderna. Il parco archeologico di Paestum, con la sua ricchezza storica e il suo fascino senza tempo, si conferma così un luogo privilegiato per ospitare una mostra che fonde il fascino del passato con l'audacia del presente. Ai nostri microfoni, la direttrice dell'area archeologica Paestum Velia, Tiziana D'Angelo. Noi con questa mostra, Segni Epocali, partiamo dalla parola appunto segni, sono i segni ovviamente dell'artista Mangone, quindi sono dei segni contemporanei, ma l'idea è proprio di utilizzare questi segni e questi colori per fare un viaggio nel tempo, per attraversare delle epoche e passare da quell'individualità di un artista appunto dei nostri giorni che per 30 anni ha vissuto intensamente il nostro territorio, in particolare la città di Paestum, e grazie appunto a questa rilettura, questa reinterpretazione del paesaggio pestano, appunto dei monumenti pestani che vengono calati grazie all'opera di Mangone in delle realtà che sono quasi appunto delle realtà altre, noi in realtà torniamo indietro al paesaggio antico e quindi torniamo anche alle immagini che erano state appunto realizzate dai pittori della città greco-lucana di Poseidonia Paestum, quindi quel carattere performativo, quell'estemporaneità che caratterizza l'opera di Mangone ci ricorda proprio questo, il valore dell'arte non come prodotto finito, ma in realtà come creazione, quindi un'arte che deve essere vissuta e che stimola quindi la formazione anche di nuove memorie di questa città antica. Sicuramente Fernando Mangone è un artista di livello internazionale, ma in questo contesto la ragione per la quale appunto abbiamo scelto la sua opera per raccontare Paestum è proprio perché Paestum non è una scenografia nella sua opera. Paestum diventa veramente un soggetto che torna a vivere, quindi questo è importante in qualsiasi forma di dialogo fra antico e contemporaneo, ci si deve ricordare che il paesaggio archeologico non è né una scenografia né una location e quindi il dialogo e la conversazione tra queste due realtà funziona solo nel momento in cui una riesce a valorizzare l'altra.